Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video chiacchiericcio, perché no? Comunque, bentornati e rientrate in un altro nuovo video. Allora, questo vuole essere un video così spensierato, perché veramente se no non l'avrei fatto, però almeno vi metto altri video sul canale. Allora, ho ripreso in mano l'iPhone perché quello Android mi sta dando problemi di luminosità. È vero che dovrei fare i video all'aperto, ma all'aperto non ho un cavolo di attrezzatura, se non che sto cavalletto, che non è un cavalletto, ma è bastone in selfie e non saprei dove appoggiarlo. Non so quando comprerò un cavalletto perché già ce l'ho, però ragazze, boh. Eccomi ragazze, allora vi dicevo, siccome che io il cavalletto ce l'avevo ma l'ho rotto, e scusate un po' per l'abbigliamento, perché sono, non dico un pigiama, ma è proprio un pigiama, poi che ne so, appunto vi dicevo, ho il cavalletto, ma eccolo qua, per lo smartphone, iPhone come lo volete chiamare voi, e più questo, sto qua, che ovviamente non so se l'avrete intuito. Però vedete questo pezzo qua? Sì, è come rotto, perché io appunto l'ho rotto, nel senso che non l'ho rotto di proposito, ma no comment, perché io sono, come si può dire, molto molto non so come si dice, aspettate, fatemi pensare, maldestra, e allo stesso tempo quando sono maldestra e rompo le cose, perché un po' perché le voglio mettere perfette, perché non mi basta mai come le voglio, devono essere precise e ben sistemate. Quando il troppo si avvicina a quello che voglio io, è come che si va tutto a farsi fottere, per non dire altro. Quindi vabbè, cosa vi dicevo, come sta andando le mie giornate? Piuttosto bene, però volevo fare altri video, non ho idea di che video fare, prima o poi verranno a mente. Io non so se sta registrando o meno, aspettate che vi metto bene. No, perché non voglio mettere in una maniera che, in una maniera, scusate, come sto parlando, vabbè. Allora, attendete un attimo, ce la farò. Eccomi, allora, se non mi cade il cavalletto, perché è messo, non ancora questo cavalletto, è un bastone del selfie che non so mai come metterlo. Alla fin fine mi tocca arrangiarmi, perché io non so, no, mi sta cadendo, aspettate. Allora, dunque, lo tolgo da qua perché è un po' movimentato questo video, portate pazienza, ma è movimentato alquanto. Lo so, avrò un sacco di dislike, ma non me ne frega niente. In qualche modo ce la devo pur fare a mettere il telefono come credo io, come voglio io. Ma sì, lo so che mi state chiedendo prima, il cavalletto non te lo compri. Ragazzi, non è questione di comprarmelo, è questione che ci vogliono i soldi. Se non ho i soldi, io come faccio a comprarmelo? Ragazzi, è così. E quindi mi tocca a posizionarmi in un'altra, posizionare il telefono in un'altra maniera e non so neanche io come, credetemi, è così. Aspettate, ok, forse ci siamo. Siete un po' lontane, ma più di così non posso fare, sempre che non cadete, perché ho disattivato anche la connessione wifi. Vedrete tutto il casino che c'è alle spalle, ma fregatevene, perché tanto io YouTube non lo uso per lavoro, perché sinceramente YouTube è per me un hobby, poi mai sia diventa, mai sia, sì, vabbè, ciaone. Casomai diventasse un vero e proprio lavoro, che io non lo vedo un lavoro, perché è un hobby, ma è un hobby che mi piace fare in tutta quotidianità, ovvero quasi tutti i giorni, perché io amo fare video, mi piace fare foto, mi piace avere un diario dove posso parlare con le amiche virtuali di ciù. Ci siamo di nuovo, ce la posso fare? Di tutto ciò che voglio parlare, di beauty, make up, che piani ne metti? Fammi conoscere per
quella che veramente io sono, perché sono una malandrina, lo devo dire. Però adoro parlare di più e del tutto, insomma, di tutto ciò che sono le mie sfaccettature, sia make-up-ose che non make-up-ose, musica, tutto quanto. Dove vado, cosa faccio, cosa non faccio. Di certo non 24 ore H, perché nessuno ha il potere magico di fare la sua vita un film, anche no grazie, però quando posso e me la sento, videovlog ne farò al nastro. E ribadisco, da qui in avanti le foto non saranno più con, non le foto, i video con il telefono, quello che avevo prima, perché purtroppo la luminosità è una cacca unica, è uno schifo. E quindi le farò con l'iPhone, visto che l'iPhone non ha una granché come memoria, anche se 32 GB non sono pochi, ma non sono neanche tanti, nel senso che sono una via di mezzo, però me li faccio bastare, cerco di fare video abbastanza concisi e corti, però almeno riesco a portare avanti il mio hobby da youtuber, perché no, anche da blogger, Instagram, eccetera. Niente ragazze, cosa dirvi di tutto ciò? Scusate ancora per l'abbigliamento, però ragazze, questo è questo, vi tengo, perché tra l'altro ho avuto un bel colpo di tosse, qua a Palau in Sardegna fa vento, tanto vento, e adesso un po' è migliorato, ma ho il timore, ovvero ho la sensazione che questo ventaccio continui, quindi preferisco fare video al chiuso e poi quando sono le belle giornate, perché no, munirmi di, appunto, come si chiama, bastone del selfie, che sarebbe questo qui, e farvi farmi una bella passeggiata, cioè portarvi nelle mie attività quotidiane, fare la spesa, video svuota la spesa, giro, camminare con me, vabbè sì, camminare con me, e più che altro fare una specie di esercizio fisico all'aria aperta, tipo camminiamo per qualche oretta in più, chiacchieriamo delle cavolate, che ne so, che film ho visto ieri sera, tipo che ne so, qual è la mia soap opera preferita, o la mia canzoncina preferita, qual è la mia radio preferita che ascolto. Ovviamente ve lo dirò tutte quando sarò in un altro videoblog, perché questo è un video che criccio. Altro vlog può essere, ma il vlog preferisco più quelli quando mi muovo, che non sto ferma, perché quelli da seduta non sono videoblog, sono video chiacchiericci. Sì, è vero, sto cercando di dare un titolo diverso ai miei video chiacchiericci, perché altrimenti la gente poi... Che due palle, già sono due palle così a parlare ore e ore di video, perché non so manco io come a volte mettere il telefono, perciò mi devo fare uno stratagemma per capire bene come mettere il telefono posizionato. Poi altra ultima cosa, e poi vi faccio vedere come mi sono truccata, solamente per il video, ma a volte mi trucco quasi tutti i giorni per uscire di casa a fare la spesa. Ammetto che mi metto anche il fondotinta, cipria e quant'altro ancora, eccetera, dopo la maschera, cioè prima mi trucco, poi metto la maschera e poi esco, perché ragazze, è vero che tanto la maschera ci toglie via tutto, ci porta tutto, ma non credo se mettiamo piuttosto un make up che non sia scadente, ma che sia a lunga tenuta, non dico al 100% lunga tenuta, ma una cosa piuttosto che ci aiuti a essere più presentabili di fronte agli altri, o perché no anche sì più decenti, una cosa che ci faccia apparire agli occhi degli altri più carine, ok? E nulla, poi cos'altro volevo dirvi, più là vedrete anche video dei top flop dei mangerecci, o anche delle cose che non mi piacciono qua di cibo, ma anche perché no, vabbè, vedrete tante tipologie, non voglio fare troppi spoiler, come suol dire spoiler, no, parliamo come mangiamo che meglio, vabbè, non vi voglio fare troppi
promesse che poi non riesco a mantenere, come del tipo faccio questo video, quell'altro e vi parlerò. No, come si può dire, pian piano una mano lava l'altra, nel senso che farò più video dove vi parlo di un po' più di me, video tag, video che ne so, profumi, skin care, è quello che non dico tutorial, i trucchi di come io mi trucco quasi tutti i giorni, o anche perché no per uscire fuori a camminare, perché ricordate che io ultimamente mi sto truccando anche per uscire a fare una passeggiata senza portarmi un, adesso ve lo tiro fuori, un borsone ingombrante o come questo, perché ho tante cose dentro, oppure come questo, che questo lo porto più quando esco fuori dalla mia città, o anche perché no quando sto proprio nel mio paese, che ne so, vado a trovare amiche, forse sto a dormire da loro o non lo so, voglio far vedere più cose a loro di quello che ho acquistato, mio piccolo mini tra virgolette bottino. E quando non voglio portare per forza le borse, dico borse della spesa, shopper, come lo volete chiamare voi, utilizzo questa, che ci sta il mondo dentro. Adesso non per farvi il what's my bag, perché no, questo è un video appunto, ribadisco, chiacchiericcio, però quando voglio portare una borsa a spasso per andare, che ne so, a fare la spesa o andare a fare shopping, tipo comprarmi un indumento per essere più elegante alle piccole o grandi che sia occasioni, vabbè che tante occasioni io non ho, perché non si sposa nessuno, non si battezza nessuno, o che ne so io. Poi mi piace stare bene, sono una tipa solitaria, devo dire la verità, sono molto solitaria e sto bene da me, però farò anche altri tag, altri video dove vi parlerò di come sono fatta io, non tutto, ma qualcosa ve lo dirò, ve la dirò, ve la preciserò. Questa borsa, vi stavo dicendo, la porto solo alla spesa, oppure quando vado, tipo quando esco per andare a Maddalena a fare commissioni, tipo che ne so, visite mediche, o anche perché no in profumeria, perché in profumeria siccome non ci voglio riprendere borse grosse così, perché non è che compro chissà quanto in profumeria, però se voglio comprare un paio di scarpe o anche qualche altra cosa, non vedo dove sta il problema di comprarmi anche qualche trucco o crema corpo o che sia, non lo so, qualche accessorio per essere più elegante, un bracciale, un anello, anche se non sono fidanzata, ma chi se ne oppure che ne so, orecchini o collane, quello che mi capita meglio, prendo qualche soldino e me lo compro, appunto, nulla. Bene ragazze, io ho chiacchierato troppo, adesso vi lascio la parte finale, ovvero il beauty del giorno, ovvero come mi sono ripristinata prima di fare questo video. A dopo, ciao ciao, buona visione. Allora, eccomi qua, come prima cosa tiro fuori il mio beauty, vi faccio vedere cosa ho, come ho ricreato, scusate, il mio trucco di oggi prima di fare questo video lungo non so quanto, comunque non so neanche se riuscirò a editarlo tutto, proviamoci. Allora, prima cosa, ho cominciato col Debby, questo mi piace tantissimo, lo utilizzo in tutte le sue sfaccettature, anche no? vi dicevo, lo utilizzo, sto dicendo un sacco di fesserie, però ragazze, ahimè, è stata una giornata un po' un po' strana, ecco perché dico questa esclamazione, quindi no comment. Allora, sto utilizzando questo correttore della Debby Concealer Solution Long Lasting 04 Gold, scusate, mi viene a dire sempre così. E questa è la colorazione, appunto, Gold 04. La sua spugnetta è fatta così, non c'è bisogno che me la tiro ogni volta fuori, però questo è. Mi ci trovo bene, si stende bene su tutte le mie belle occhiaie. Mi tolgo anche gli occhiali perché anche se non vedo una mazza, chissene. Però se no non vedete il trucco. Non ho fatto il trucco occhi perché oggi volevo tenere in più light, ovvero leggera, caricare di più il viso, e gli occhi no, gli occhi
niente, praticamente non proprio niente niente. Ho messo una appena appena di matita, non ho lo specchio qua, comunque vabbè, non so se si vede, vedete? Non so se ho messo la matita o il mascara. No, mi pare che ho messo il mascara, bugia, vabbè, scusate, perché non mi ricordavo più, mi sono truccata non proprio di fretta, ma un quasi, perché, scusate, sto guardando ogni tanto se sta registrando, perché ho il terrore che mi abbandona la registrazione. E quindi vi dicevo, ho utilizzato il correttore per le occhiaie, si stende benissimo, non è che copre chissà che, però non pretendo molto da un correttore, però se copre fino a farmi le grinze, come si chiamano loro, carta pecorinità, non mi piace. Quindi ho scelto questo perché almeno so che è leggero e non lo sento sulle mie occhiaie. Poi, ve lo ricordo, questo è della Debbie Concealer Solution. Si vedrà qualcosa? Aspettate. Sì, si dovrebbe vedere perlomeno. Se metto la mano dietro, sì. Poi ho utilizzato una matita che adesso non so dove che l'ho messa. Se io metto la cosa qui è meglio, ovvero la matita qui. Non la matita, la luce qui è meglio. No. Mi sono dovuta alzare le ragazze perché non trovavo dove ho messo la matita per ridefinire le mie sopracciglia. Questa è della Douglas, sì, Douglas, presa dalla palette, non palette, Trousse della Douglas. Ce l'ho di là, da quella parte, proprio lì, non so se si vede, però è lì. E questa non ha la mina, ma è una semplice matita normalissima. Ecco. Poi, cos'altro c'è di altra cosa? Questa la voglio mettere qua. Poi, mascara. Ho messo un po' di mascara. E questo è della Scandalous Roller Rimmel Black 001. Questo mascara mi sta piacendo un botto, perché fa delle ciglia anche quando sai di averle molto folte, te le fa ancora più. Adesso prendete tutto con le pinze, non vi sto dicendo chissà che, perché in realtà a volte non sembra così. Voi direte in che senso? Nel senso che non sempre mi fa delle ciglia così, ma devo andare col piegaciglia oppure andarle a ripettinare, perché anche se ce l'ho folte ogni tanto mi scendono in giù, e sta cosa non è che mi piaccia tanto, quindi devo stare attenta prima a pettinarle. O con questo pettinino, se lo trovo, no, non lo trovo, deve essere di là, no, neanche, dove l'ho messo? Vabbè, avete capito, il pettinino che, aspettate un attimo, che ve lo cerco se lo trovo. Comunque un pettinino che mi serve per pettinare le ciglia, e neanche so dove l'ho messo. No, non lo trovo proprio, ragazze, caspita, però mi sembrava di averlo preso. Comunque non fa nulla, ragazze, era un pettinino di quelli che prendete in dotazione con una specie di, come si chiama, tinta per ridipingere le sopracciglia e farle più, come si può dire, un po' più decenti, insomma, che possano essere più formose, non so come cavolo dire, però questo è. E quindi questo me le fa più top le ciglia, e mi piacciono da matti. Però ribadisco, prendo sempre il pettinino che ho preso con dotazione con un altro prodotto, sempre di make up, e le pettino fino a che non diventano un po' più decenti, cioè più guardabili. Non so neanche io come dire, comunque fidatevi, è così. Allora, sto mascara prendetelo sempre con le pinze, perché è quello che è, non è sempre che mi fate le ciglia wow, quindi devo sempre, sì, non sembra che non sono decisa, però è la verità, ragazze, devo pettinare, altrimenti questo mascara è una chiavica, scusate il modo di dire che ho, ma è la verità. Mi piace, ma è un rimandato anche questo, ragazze, che vi devo dire. Poi, come matita labbra, ho messo questo. Scusate se faccio tutto all'incontrario, ma è perché
non voglio intrattenervi troppo, ho paura che poi magari vi scocciate, ve ne andate. Voi direte, ma il tempo è quello che è, quindi non ti devi sbrigare. Io mi sbrigo perché, ragazzi, sapete come sono io. All'inizio ho messo, oltre alla crema base, ovvero la crema idratante per idratare il viso, ho messo un po' di burro cacao, perché le labbra secche non ce l'ho, ma onde evitare che mi seccassero con questa matita qui della Daybee numero 17, e sempre la mia è questa, che poi è una semplice matitozza, eccola, che tra l'altro si stende molto bene e meglio di altre matite che ho provato in passato, sempre quando avevo canale, ma anche quando non ce l'avevo. Comunque, questo è il mio rossetto della Makeup Revolution. È un rosso, vedete, un bel rosso sparaflesciato, forse anche un po' troppo rosso, ma oggi ho voluto impazzire di più, impazzire è un po' una parolona, però ho voluto osare e ho osato per questo oggi, quindi mi è piaciuto da morire, ho detto ma perché non rischio oggi su YouTube, ed eccomi qua, questo è il mio rossettino, vedete, wow, adoro. Poi che altro c'è? Con il blush che ho utilizzato oggi è il Rimmel, che è favoloso. È vero, se non state attente ad applicare questo blush vi fa effetto Heidi, e a me ogni tanto, quasi sempre, anche se sono un po' quasi come si suol dire, non veramente come dire, sì, maldestra, mi fa un effetto troppo Heidi, quindi devo stare attenta come lo metto. Poi ho utilizzato questo pennello qua, preso da Amazon, per sfumare un po' tutto, perché ribadisco, stavo facendo un quasi effetto Heidi e l'ho un po' smorzato, ho cercato di mandarne via un po', cioè di togliere l'eccesso sia dal pennello ma anche dalla guanciotta, per farle un po' più carina, più o meno, diciamo. Poi, ultimo ritocco, prima di tutto la base, ho utilizzato, dov'è che sei? Eccoti qua, scusate, ma stavo cercando il fondotinta. Il fondotinta è un po' zozzetto, della Roche Posay, non era il caso di farvelo vedere, ma ci tenevo a farvi vedere questo fondotinta, che mi ci trovo bene, ma ultimamente mi sa che è un no anche questo, è un ni rimandato, perché ragazze, ho l'impressione che anche se della farmacia mi faccia venire un po' di brufoli, non so voi, però ho sentito dire che certi prodotti farmaceutici, adesso qualche quella, vabbè, no comment, sono testati sui animali, io non vorrei questa cosa, ma penso di no, suppongo che non sia così, perché adesso tutto è cambiato, spero di sì, e quindi un po' di brufoli li ho già da prima, però li sto curando e mi sto curando la pelle in modo più importante, più efficace, speriamo bene. Comunque questa fondotinta non ve lo consiglio più di tanto, perché c'è qualcosa che non mi torna, a volte lo uso, a volte non lo uso, lo accantono, poi lo riprendo, vabbè. Io lo finisco, poi non ne voglio più sapere, perché non è che mi sia tanto piaciuto, all'inizio sembrava wow wow che bello, ma alla fine, per carità, non mi ha fatto impazzire, dai. È una colorazione media quella, di quel fondotinta. Comunque, cipria non ho messo, vi ho detto che ho messo solo blush. Oltre al blush ho utilizzato questa palette della Makeup Revolution, non per gli occhi, ma bensì per usare un ombretto a modo illuminante, che adesso vi faccio vedere. Con questo pennello, se lo trovassi in tempo, sì, della Pink Panda, non so che forma si possa dire che abbia, però questo è il pennello e questo è il colore che ho voluto utilizzare, perché se lo utilizzavo altri faceva effetto macchia, e quindi anche no. Questi sono gli ombretti, ma io ho utilizzato ovviamente solo questo. Questo dove ci sto mettendo il pennello io, e mi è piaciuto davvero tanto. Questo si chiama One and Only. Only, ecco qua. Bellissimo ombretto, anche se io l'ho messo come illuminante,
e direi che non mi dispiace, perché è un ombretto fantastico, fa un effetto glow troppo bello. Già. Con questo pennello, vi dicevo, dunque, che ho applicato sfumandolo bene su tutto lo zigomo, da partire da qua sopra e da qua, da tutti e due i lati del mio viso, questo pennello qua. Ho utilizzato applicandoci, cioè andando a appoggiare un pochettino, non tanto, appena l'ho appena appoggiato così, tac, e l'ho sfumato qua per fare effetto un po', come si può dire, sbam, o sbavan, come lo volete chiamare voi, su le mie zigomi, perché mi piace a me l'effetto glow, non so perché, ma è troppo bello. Adesso ragazzi mi avvicino, perché lo so, non voglio spaventarvi, ma voglio far vedere il mio trucco, ed eccomi qua. So che ho delle capelli allucinanti, ma non ci posso fare niente. Ecco qua, mascara, un po' di tutto ho utilizzato. Bello, vero? A partire che, vabbè, gli occhi li ho lasciati proprio leggerissimi, tranne che il mascara, ma il resto non è nulla di che, ma a me è piaciuto, mi piace davvero, wow. E questo è quanto, non mi dispiace, lo utilizzerei, anzi lo sto già utilizzando altre volte, non sempre, ribadisco, però lo utilizzo parecchie volte quando a me va di fare un look, anche prima di fare video o dopo aver fatto video, mi trucco per uscire in questa maniera, o così, o in altri diversi modi. Come diceva la grande, come dice quasi sempre dall'inizio del suo canale ad adesso, la nostra eccezionale Clio diceva e dice tuttora: non sempre un trucco esce bene, ma anche se un trucco esce bello, non è sempre che esce uguale come lo stesso giorno che l'abbiamo fatto. Quindi struccandoci e ritruccandoci, non sempre esce allo stesso modo come quando l'abbiamo ricreato in quel modo lì o in quel giorno lì. Comunque niente ragazze, io saluto sia Clio, anche se non mi trovo questo video, ma vabbè. Saluto anche, non solo, la mia amica Pirottina Knife, ciao Stefi, un bacio. Saluto tutto quello che guarda i miei video, saluto quella ragazza, anzi la mia iscritta dalla Germania, e anche, perché no, housewife, no, come si chiama, vabbè, un'altra ragazza sempre che mi segue su Instagram e mi mette tanti 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 like. Ciao a tutte e a tutti, e basta, io vi faccio vedere di nuovo la palette, Makeup Revolution, sì, Pretty Rare, scusate la mia pronuncia del cavolo, però lasciamo perdere. E questa è la mia palette che ho preso da Pink Panda, bellissima palette, non c'è che dire, i colori sono questi e sono un amore a prima vista da quando l'ho acquistata. Tra l'altro devo dire la verità, non me l'aspettavo, non so se è, non me l'aspettavo nel senso che vi stavo dicendo fino adesso, non so se è stato un regalo della Mystery Bag o un regalo che non lo so ragazzi, non ne ho idea. Comunque sta a fatto che mi piace, il fatto che mi piace, e la utilizzerò finché poi magari non la accantono e la riprendo dopo qualche mesetto. Vabbè, a parte gli scherzi, bella è bella, però va anche saputa utilizzare bene. Non è che non sono incapace, perché sì, lo so che non sono incapace, però la voglio utilizzare perché adoro sta palette. Utilizzerò anche altri che ho, però vediamo come andranno utilizzate nelle mie mani, soprattutto sui miei occhi, come andrò a sfumare tutto. Guarderò anche tutorial, poi cercherò di apprendere cosa succede all'interno, scusate, di quel video. Poi ci sono un po' però ragazze, capite bene, quando sto qualche giorno in più senza registrare, ecco cosa succede a me. Vabbè, va bene così, dettagli. Appunto ragazze, se vi è piaciuto il video, like, e noi ci si becca al prossimo video. Commentino qua sotto e ciao. Attivate la campanella con tutte le notifiche e a presto. Ciao, a un altro video.